Installare un sistema operativo senza eliminare i file di sistema non è sempre consigliato, soprattutto se si effettua un aggiornamento importante come passare da Android 6 ad Android 7. Oggi vi spiegherò come installare una custom ROM in modo pulito e senza che ci siano problemi tra una versione e l'altra. Prima di iniziare la guida, consiglio di fare un backup, per salvare i propri dati in modo tale da non perdere nessun dato importante in caso di malfunzionamento. E soprattutto noi di Tecnoandroid non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso che i vostri dispositivi vengano briccati, cioè non funzionino più, oppure le vostre schede SD non vengono più lette. Requisiti necessari. Prima di tutto avere una custom ROM, poi scaricare le Google Apps, batteria al 60% circa, ma ovviamente se è più carica non è di nessun problema, e alla fine di tutto avere comunque una custom recovery in modo tale da riuscire a poter installare questa custom ROM. Allora, prima di tutto posso farvi vedere che la mia custom ROM è installata sulla cartella download. Ecco qui, andiamo sulla cartella download e vediamo che ho scaricato la mia custom ROM e ho scaricato le Google Apps. Quindi, a questo punto, dopo aver effettuato il backup, riavviamo il nostro dispositivo in recovery. Come potete vedere, io ho installato la TWRP, quindi su questa recovery, se non avete effettuato un backup, potete farne uno tramite l'opzione backup, selezionare le partizioni che vi interessano. In questo caso possiamo selezionare FS, che è la partizione che contiene l'email del telefono, quindi ovviamente se vi verrà danneggiato quello non potrete più chiamare, quindi il telefono sarebbe inutilizzabile, quindi facciamo un backup di questo FS boot sistema data. Facciamo uno scorrimento e inizia a fare il backup. Io lo annullo perché a me non serve. Torniamo indietro e quindi possiamo iniziare la guida per installare una custom ROM in modo pulito. Prima di tutto andiamo a pulire i file che non sono necessari, quindi selezioniamo, come potete vedere, pulisci, andiamo su pulizia avanzata e selezioniamo le partizioni Dalvik, cache, system e data. Quando le avete evidenziate, possiamo scorrere per pulire. Finito il processo, possiamo tornare al menu principale, selezionare Installa e come potete vedere io sono già dentro la cartella Download, quindi appena siete all'interno della cartella con i file che vi servono per installare la vostra custom ROM, selezionateli, poi aggiungiamo un'altra zip che è quella delle Google Apps e scorriamo per installare il nostro sistema operativo. Ecco, alla fine del processo, clicchiamo il tasto Pulisci Cache Dalvik, scorriamo. E alla fine dell'operazione di pulizia possiamo riavviare il sistema.
Adesso per riavviarsi il sistema operativo ci impiegherà all'incirca 5-10 minuti a seconda di quante applicazioni verranno installate, quindi pazientate e aspettate. Ecco, come potete vedere, la ROM si è installata correttamente, quindi adesso possiamo andare a impostare il nostro dispositivo come meglio ci piace. Per questa guida è tutto, iscrivetevi al nostro canale, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Adesso siamo entrati anche in Flipboard, vi metteremo giù il link nella descrizione e ci vediamo al prossimo video.